sing about the beer. We got Sam Adams, Bud Light, Corona, so that's right. Let's go 45, I don't fear. We got Foster's, Fat Town, Homebrew at the Quagmire, Rap for my dark with yellow leather. Allora, una presenza importante oggi a Trecchina, ma abbiamo saputo fin da ieri pomeriggio. Sì, siamo qua da ieri, abbiamo vissuto questa esperienza con i cavalieri della Tavola Rotonda, quindi i ragazzi hanno vissuto un'esperienza veramente bella, forte, in mezzo alla natura, con i cavalli, a contatto diretto con l'animale. È un'accoglienza meravigliosa, meravigliosa, abbiamo trovato veramente della gente semplice, naturale, una spontaneità splendida, che ha creato un'atmosfera bellissima veramente. Ecco, Trecchina si è sempre più un po' la città dell'accoglienza, riesce davvero a fare delle iniziative anche originali come questa. Sì, Trecchina e tutto il popolo lucano, diciamolo, perché noi quando arriviamo in Lucania veramente ci accorgiamo di quanto sia accogliente questo popolo, nella sua semplicità, proprio nella sua spontaneità, senza nulla di costruito. È una cosa bellissima, abbiamo condiviso una giornata intera ieri fino alla sera con gli spettacoli dei cavalli meravigliosi e oggi concludiamo con il pranzo tipico di un paese di montagna, quindi insomma siamo qui a chiudere questo fine settimana bellissimo. Stanotte com'è andata? Bene, benissimo, i ragazzi erano stanchi, avevano vissuto veramente delle esperienze forti, quindi hanno dormito, sono stati tranquillissimi, nessun problema. Fino a che ora rimarrete? Fino al pomeriggio? Sì, fino all'ultimo secondo, noi ci godiamo la festa fino all'ultimo secondo, abbiamo anche raccolto le castagne. Grazie. Allora, Antonio Vitale ha partecipato insieme al suo gruppo a questo equiraduno qui a Trecchina, come sta andando? Benissimo, la serata è benissimo, sta venendo tutto bene, ieri sera abbiamo fatto lo spettacolo, oggi abbiamo il pranzo qua e dopo uscirà di nuovo un frisone che è venuto direttamente dall'Olanda e siamo qua dopo, non vi aggiungo altro adesso per la sorpresa. Ecco, invece vogliamo descrivere questo pony, cos'è? Un cavallo? Aiutami perché non sono ferrato, è il caso di dire. È un pony, un falabello, diciamo che è il più piccolo come razza sua di falabello, questo qua è un maschio, è diventato pure papà già diverse volte e diciamo che è amante dei bambini. Ecco, abbiamo visto infatti tanti bambini accanto a lui. Sì, infatti stanno giocando, lui è bravo e niente, fanno i giretti e tutto. Grazie, noi tra l'altro abbiamo un'amica che ci sta aiutando un po' in queste interviste, ecco, anche per te tanta passione per i cavalli, vero? Sì, certo. Ecco, com'è nata, com'è venuta fuori, ma poi non ho chiesto, voi di dove siete? Cava di Tirreno. Cava, che bello. E, tra l'altro a Cava vi è una grande tradizione di sbandieratori, vero, di cortei storici, tra l'altro proprio a Trecchina qui parecchie volte sono venuti. Invece ecco, voi vi siete dedicati un po' ai cavalli. È una passione che è nata da piccoli, c'è il maneggio, lui comunque c'ha anche il maneggio a Cava dei Tirreni, si chiama Anthony Ranch. Perfetto, e quindi magari chi si trova dalle parti di Cava può visitare questo maneggio. Ecco, cosa vi sembra di Trecchina, l'accoglienza che avete ricevuto? Molto bello, molto accogliente, le persone sono molto calorose, brave, buone. Ecco, avete trovato, voi siete di Cava dei Tirreni, quali altre città avete trovato qui a questo raduno? Ci sono molte città, ci sono. Ok, allora guarda, vogliamo andare a far visita a questo frisone insieme magari? Vogliamo andare? Ok, grazie. A tra un attimo allora. Allora, Giampaolo Donadio è tra gli organizzatori di Trecchina. Giampaolo. Presidente dell'Associazione dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Allora, siamo con il presidente, quindi siamo con la massima autorità quest'oggi qui in questa
in questo prato molto bello proprio a ridosso di Trecchina. Questa città ha la fortuna di avere degli spazi davvero molto belli a portata di mano, vicinissimi anche al centro storico. Ecco, Presidente, le difficoltà nell'organizzare una iniziativa come questa? Vabbè, le difficoltà sono tantissime, però grazie a tutti i miei collaboratori e tutti quelli che ci aiutano siamo riusciti a fare questa manifestazione. Ieri è andata benissimo perché il tempo era bellissimo, oggi purtroppo stamattina dovevamo fare una bella sfilata con i cavalli ma il tempo non ce l'ha permesso, però ci divertiamo lo stesso, siamo insieme. Ecco, abbiamo saputo persone da Cava dei Tirreni, amici appassionati di questa del cavallo, possiamo dire così. Vogliamo dire la presenza di altre città, insomma, ecco, vogliamo evidenziare da dove sono, da dove vengono tutte queste persone. Sì, ci sono amici calabresi, amici campani, amici lucani della zona di Potenza e tutti i paesi intorno a Potenza. Possiamo parlare così a vista d'occhio almeno di un 250-300 simpatizzanti, forse anche di più probabilmente. Sì, il numero siamo abbastanza, siamo sui 300. Perfetto. D'altro abbiamo notato anche, ci hanno riferito che alcuni sono rimasti pure a dormire, quindi hanno vissuto davvero un intenso fine settimana qui a Trecchina. Sì, ieri sera ci sono state persone di fuori che sono fermate a pernottare dopo aver assistito a uno spettacolo stupendo dei nostri amici Antonio Renci, di Antonio Vitale, dei nostri amici, bellissimo, soddisfatti, e hanno vissuto un'esperienza molto bella. Io in primus, mai assistito. Ecco, proprio brevissimamente, la tua associazione di quanti soci e permettimi, di quanti cavalli è fatta? Allora, noi soci fondatori siamo 10, poi tutti i soci che siamo una cinquantina. Ah, quindi un bel numero. E ho l'impressione che cresce di anno in anno, vero? Il nostro augurio è quello di divertirci, perché il cavallo è bello. Perfetto, grazie. Allora, noi abbiamo sempre detto che al sindaco prima o poi dovremmo dare l'Oscar delle capacità, insomma, di generare, insomma, ecco, dei virtuosismi, e questa iniziativa io credo, sindaco, non sia staccata da tutte le altre ma faccia parte di un discorso iniziato un po' di anni fa, è così? Sì, questa iniziativa rientra un pochettino in tutte le attività che facciamo, che stiamo mettendo in piede per destagionalizzare l'offerta turistica. Infatti già l'anno scorso lei è stato qua al primo anno. Quest'anno si è fatto un pochettino qualcosa di diverso, 2 giorni, ieri ed oggi. Rientra tutto questo, rientra nella programmazione che stiamo facendo per quanto riguarda anche, diciamo, la promozione della montagna e qui del sottobosco. Quest'area che voi vedete qua è un'area che è inserita all'interno del progetto dell'attrattore. È il percorso che purtroppo stamattina i cavalli non hanno fatto, è il percorso che è inserito all'interno dell'attrattore. Quindi siamo dentro la programmazione che stiamo costruendo, siamo dentro a tutto ciò che riguarda, diciamo, l'offerta, diciamo, della natura nel periodo di ottobre e quindi lontano dal momento del mare praticamente. Ecco, perché questa poi è la forza, tu l'hai ricordato, a metà ottobre inizia un'ulteriore sfida, no? Un'ulteriore cavalcata, mi viene da dire, rispetto ad un'iniziativa ancora più consolidata di questa. Sì, dicevo, questo è il secondo anno per quanto riguarda l'Equiraduno, e si è pensato di fare l'Equiraduno ogni anno il primo fine settimana di ottobre. Poi non ci dobbiamo dimenticare, nel secondo fine settimana si fa, diciamo, il sottobosco, i funghi in particolare, con tutte quante le attività ricettive che propongono un menù, diciamo, turistico, e poi terza e quarta settimana che è la castagna, che ormai è la regina dell'autunno per quanto riguarda tutti. Quindi l'offerta di destagionalizzazione riguarda tutto il mese di ottobre praticamente. Fatto, sindaco, è sempre molto bello vedere il sindaco in prima linea, quindi presente alle iniziative, è un bel segnale che viene dato sicuramente a chi visita, agli ospiti di Trecchina, ma io mi permetto di dire anche agli stessi trecchinesi, qui si crede in queste cose dal primo cittadino, dal numero uno, insomma. Ci crediamo tutti, ma soprattutto io devo
cogliere l'occasione per dire un bravo a tutti quanti i ragazzi che sono impegnati nell'associazione. E bravi i ragazzi dell'associazione I Cavalieri della Tavola Rotonda, come bravi i ragazzi tutte quante le altre associazioni che praticamente nell'arco dell'anno svolgono un'attività di promozione del territorio. Noi abbiamo tanti giovani, tanti ragazzi che si impegnano per fare questo e i risultati si vedono e il sindaco deve essere contento, perché poi il sindaco è quello che in qualche modo coordina tutte quante le attività che loro fanno. Quindi io sono contento, siamo contenti tutti, ma ritengo che sia contento tutto il territorio, perché queste attività rientrano fra l'altro poi nella proposta di sistema turistico locale che stiamo costruendo come area della Valle del Noce, quindi è un ragionamento più ampio che riguarda l'offerta turistica della nostra area, del nostro territorio. Grazie. Grazie a te. Allora, siamo davvero con una presenza imponente, un frisone direttamente dall'Olanda, Antonio. Sì, questo è un frisone olandese, prima volta in Italia questo tipo di razza qua, è uno stallone di 4 anni, è diventato pure papà già diverse volte. Quante volte? 4 volte già sicure, le prossime sono ancora da arrivare. E ieri sera abbiamo fatto lo spettacolo qua a Trecchina con l'associazione dei cavalieri quassù, è una manifestazione bellissima, è tutto alla grande, tutto bene, riuscito. Qui abbiamo pure il presidente dell'associazione dei cavalieri. E Antonio, ascolta, dici qualche caratteristica in più di questo cavallo, gli anni, cosa mangia, ecco. Allora, mangia come mangiano, diciamo, tra virgolette, tutti gli altri cavalli, fieno, mangime, queste cose qua. C'ha 4 anni lui, come ben vedete, criniera lunghissima, sono tutte le cose particolari, diciamo, il viso, le orecchie, gli occhi, che potete vedere che si distinguono da tutti gli altri frisone pure, tra virgolette. E niente. Ecco, a queste caratteristiche, diciamo, oltre alle attività che svolge, ecco, con il vostro ranch, di solito, ecco, un cavallo di questo tipo che quali compiti ha? E diciamo che c'ha, adesso è pure ancora sotto addestramento, fa alcune cose, fa il piaf, c'ha il passo spagnolo che di sangue loro proprio, gli fanno queste cose qua. Noi li facciamo per farli vedere pure a tutti quanti appassionati dei cavalli. E questo qua abbiamo creato un evento con una ballerina e io sul frisone a ballare e fargli vedere dei movimenti. E questo è. Quindi queste sono un po' le attività che gli fate svolgere. Chiaramente la gioia anche per i bambini, perché nel vedere un cavallo di questo tipo, insomma, sicuramente i bambini gioiscono. Sì, infatti ieri sera tutti a fare foto. Poi è uno stallone, di solito gli stalloni sono sempre molto accelerati. Questo qua è uno stallone particolare, visto che è sempre a contatto con i bambini. Come vedete adesso è fermo, immobile, gli altri stalloni sono sempre agitati, nonostante che questo è diventato papà. Perfetto. Antonio, allora noi ti facciamo gli auguri anche all'associazione, e adesso finiremo questa intervista con una bella foto, ricordo. Grazie, grazie. E anche con un saluto. Esatto, benissimo, è andata. Grazie, grazie.